Doppia estrazione delle carriere in Piazza del Comune per la giostra straordinaria del 27 agosto e per quella del 4 settembre, insieme a Gabriele Veneri che sarà con noi anche per queste edizioni. Colpo di scena possiamo dire, perché di solito le estrazioni non regalano, diciamo, accoppiate così simili come sono avvenute per queste due edizioni ravvicinate, perché nell'edizione del 27 agosto aprirà Santo Spirito, poi Porta Crucifera, Porta Sant'Andrea e chiude Porta del Foro, più o meno lo stesso ordine per settembre: apre di nuovo Santo Spirito, Porta Sant'Andrea, Porta Crucifera e richiude Porta del Foro. Porta del Foro, sì sì. I primi e l'ultimi uguali in entrambe le giostre. E pochi colpi di scena, però insomma tutto da vedere nei prossimi giorni. Sicuramente un'estrazione che per alcuni quartieri è stata molto apprezzata. E divertente, dai, divertente, bella. Ecco, soprattutto Porta del Foro che non vince da più tempo, dal 2007, dopo la brillante prestazione di giugno, avrà il vantaggio di vedere cosa hanno fatto gli altri. Sì, è una cosa importante, sapere quello che è successo davanti ti permette di o non osare o di esagerare un pochino su quelle che sono le performance che devi riportare, ecco. Per gli ultimi vincitori di Porta Santo Spirito invece la possibilità di aprire la piazza in entrambi i casi, con tra l'altro le scuderie che torneranno a disposizione dal 25 agosto. Sì, diciamo un quartiere che rientra al 100% nello scenario della piazza, perché a penalizzarli a giugno era stato il fatto che non avevano i loro cavalli e nonostante ciò hanno vinto, e per queste due edizioni invece avrà la possibilità di usufruire dei propri cavalli e della propria scuderia, quindi un quartiere ancora più competitivo che partirà per primo e che probabilmente metterà tutti in corsa. Le due Lance d'Oro sono state trasferite in cattedrale, un'estrazione diversa dalle altre perché doppia, con due lance contemporaneamente presenti. Sì, bellissimo, due opere d'arte incredibili che oltre al valore che hanno, quello del premio di chi si aggiudica la giostra, sono due oggetti meravigliosi con un valore anche simbolico molto importante. Da domani appuntamento in seconda serata con dentro la giostra per vivere le prove e in attesa appunto della giostra straordinaria del 27 agosto.